Molto spesso una domanda che si fanno tanti appassionati è: vado sul Seiko SKX perché è famoso, perché ne parlano tutti, perché è un orologio che nel suo piccolo è abbastanza leggendario, oppure vado sul City Tempo Master? Sì, cari ragazzi, parlare di diver non è mai una cosa semplice. Non è una cosa semplice perché i diver sono una delle categorie di orologi che più spesso fa appassionare e fa anche infiammare gli appassionati. E quindi, soprattutto in questo argomento di oggi, soprattutto tra il Seiko SKX, il Citizen Pro Master, NY0040 o le sue varianti, c'è un accesissimo dibattito da tantissimi anni. Ma qual è meglio? Molti dicono che il Seiko sia meglio perché semplicemente è una casa più storica e questo è innegabile. Seiko è una casa che da anni immemori porta avanti moltissime innovazioni nel mondo dell'orologeria. Basti pensare al quarzo. Il quarzo è una tecnologia che è stata ad appannaggio della Seiko, è stata portata dalla Seiko nel 69. E molti invece sono nel versante del Citizen Pro Master, semplicemente perché ne apprezzano alcune caratteristiche forse un po' migliori rispetto al Seiko SKX, come ad esempio il quadrante o come ad esempio appunto gli indici che sono applicati anziché stampati, o per il semplice fatto che il movimento del Citizen, che monta appunto un movimento Miyota, ha la carica manuale a differenza del movimento 7S26 montato sul Seiko SKX. Parlare di specifiche tecniche in questo caso secondo me è abbastanza inutile perché entrambi sono gli orologi di 42 mm di diametro, entrambi sono degli orologi tecnici, entrambi sono degli orologi che sono certificati diver, entrambi vengono venduti o col cinturino in caucciù tipico, è un po' duro, poi lo vedremo, ed entrambi vengono anche venduti col bracciale in acciaio. Ma quindi, quale conviene comprare? La risposta, cari ragazzi, non esiste. Non esiste una risposta a questa domanda. È una domanda che si fanno tantissimi. Io li ho entrambi e apprezzo tante cose di uno quanto dell'altro. Il Seiko ha sicuramente più storia, come ho detto prima, perché Seiko è una casa più importante di Citizen, è una casa che ha un suo heritage che si porta dietro da tantissimi anni, a differenza di Citizen che seppur faccia degli orologi molto belli e anche molto spesso di qualità più alta rispetto a Seiko, sicuramente non gode della stessa storia e della stessa fama della cugina nipponica. E quindi in realtà la risposta a questa domanda, come immaginerete, non è per nulla semplice. Perché non è per nulla semplice? Perché da un lato abbiamo il Seiko, che è un orologio che gode di una fama molto più grande rispetto al cugino Citizen. Perché? Perché semplicemente Seiko è una casa molto più storica. È una casa che nel corso del tempo ha sfornato degli orologi molto importanti e c'è un grandissimo collezionismo dietro. E da una parte abbiamo Citizen. Citizen è una casa che molto spesso fa degli orologi anche più qualitativamente più belli o qualitativamente più alti rispetto a Seiko, ma sicuramente non ha la storia di Seiko. E quindi il Seiko SKX, nato negli stessi anni in cui è nato il Citizen leggermente dopo, nel corso del tempo ha mantenuto un suo heritage, una sua connessione con quelli che sono le famiglie di diver di Seiko, molto molto famose. Se mi viene da pensare alla famiglia del Turtle. E quindi in realtà il Seiko probabilmente è la scelta che viene sempre consigliata quasi da tutti, a tutti gli appassionati di orologi, a tutti i neofiti e a tutti gli appassionati di diver. Ma in realtà la risposta non è per nulla semplice, per il fatto che secondo me il Citizen ha delle caratteristiche, se lo guardiamo da vicino, che sono un po' meglio di quelle del Seiko. Altro piccolo dettaglio, il Seiko SKX che avete visto prima non è più in produzione, quindi molto spesso le persone si chiedono: ma è giusto spendere 150-200 euro in più per acquistare il Seiko?
Parliamo adesso di qualità costruttiva. Da un lato abbiamo il Seiko SKX, come abbiamo detto prima, uscito di produzione, e dall'altro abbiamo il Citizen Pro Master, che è ancora in produzione. La qualità costruttiva tra questi due orologi non varia tantissimo, non è tanto diversa, ma se dovessi personalmente scegliere un vincitore tra i due, andrei sicuramente sul Seiko. Sicuramente per il fondello. Il fondello del Seiko è molto più lavorato e tridimensionale, porta dietro in dote la caratteristica onda che appunto caratterizza tutti i diver di Seiko da tantissimi anni, mentre il fondello del Citizen Pro Master è stampato a laser, non è tridimensionale, è più lucido e non dà quella sensazione di cura che dà il Seiko SKX. Per quanto riguarda la lavorazione delle casse, entrambe alternano parti satinate a parti lucide, quindi anche qui non vi è una grossissima differenza tra i due. Entrambi presentano delle corone a vite non logate, e per quanto riguarda la ghiera, ecco, qui personalmente preferisco la ghiera del Citizen. È molto più facile da azionare rispetto alla ghiera del Seiko SKX. La ghiera del Seiko SKX è più morbida, senza scatti o con pochissimi scatti, ed è molto più difficile da azionare. Per non parlare poi del bordo della ghiera del Seiko SKX, che sicuramente non facilita l'azionamento della ghiera. Per quanto riguarda il quadrante, ragazzi, beh, qua secondo me non c'è storia. Il quadrante del Citizen Pro Master è sicuramente più bello e sicuramente più tridimensionale rispetto al quadrante del Seiko SKX. Il Seiko SKX, per quanto bello e per quanto affascinante, per quanto abbia un quadrante che nel corso del tempo si è mantenuto intatto, non ha per nulla la tridimensionalità del quadrante del Citizen. Il quadrante del Citizen, nella sua versione nera, ha un nero lucido molto profondo, con gli indici in rilievo bordati in acciaio che rendono l'orologio molto più qualitativo a livello di impressioni visive che dà al polso rispetto al cugino SKX. L'SKX, non fraintendetemi, è un orologio bellissimo, lo apprezzo tantissimo. Io la versione 009, quindi quella che avete visto in video con la ghiera appunto bicolore, blu e rossa, e secondo me questa è una di colore che mi piace molto su un diver e soprattutto sul Seiko SKX. Però se io proprio dovessi scegliere un vincitore tra i due, tralasciando la storia del Seiko, prenderei il Citizen. Una cosa che non vi ho detto inoltre è la vestibilità. Se dobbiamo parlare di vestibilità, anche qui il Citizen, per quanto abbia le stesse dimensioni del Seiko, è sicuramente il vincitore. Come sapete, io ho il polso molto piccolo e ho difficoltà a portare gli orologi grandi. Il Seiko SKX di 42,5 mm non fa nessuno sforzo per sembrare più piccolo. Al polso per me risulta abbastanza grande, abbastanza pesante, mentre il Citizen, anch'esso di 42 mm, non so, sarà forse per la ghiera che è leggermente più piccola della cassa, ma al polso lo vedo molto più proporzionato, molto più leggero e molto più portabile rispetto al Seiko SKX. Se dobbiamo infine parlare di qualità dei cinturini, qua non vince nessuno. I cinturini in dotazione sia del Seiko che del Citizen fanno abbastanza pena, diciamocelo. Sono rigidi, sono duri, sono scomodi, sono degli orologi che starebbero molto meglio, secondo me, con dei cinturini waffle tipici dell'epoca, appunto anni 70, anni 80, e sarebbero molto molto meglio con dei cinturini in silicone o in caucciù morbido. Questo caucciù che hanno entrambi è leggermente diverso tra l'uno e l'altro. Quello del Seiko è leggermente più morbido, mentre quello del Citizen è veramente duro. Però nel complesso sono due cinturini che io consiglio di rimuovere e di sostituire con dei cinturini totalmente diversi. In sostanza, ragazzi, se l'avete capito, io ho una leggera predilezione per il Citizen, è quello che indosso più spesso dei due. Non è il vero e proprio vincitore, perché non c'è un vincitore tra i due, anche qui il gusto fa sempre da padrone. Il Seiko può piacere di più, il Citizen può piacere di più, ma questo non significa che uno sia meglio dell'altro. Sono orologi molto simili, creati appositamente per lo stesso target, nella stessa fascia di prezzo, almeno se il Seiko si trova a prezzi ancora umani, e quindi non hanno delle vere e proprie caratteristiche che ti fanno optare per l'uno o per l'altro, escludendo totalmente la scelta dell'altro orologio. Quindi, ragazzi, come sempre, scegliete col cuore, prendete l'orologio, provatelo, mettetelo al polso e sentite le emozioni che vi dà.
perché non è detto che quello che vi stia dicendo io, che è la mia esperienza, possa essere la vostra. Come sempre ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se preferite il Seiko, se preferite il Citizen, se c'è qualche altro diver che preferite al posto di questi due. Io come sempre vi ringrazio per essere stati fin qui e noi ci vediamo in un prossimo video.